Vorrei che mi raggiungesse qui Riccardo Fraccaro. Riccardo è un profondo conoscitore delle dinamiche e procedure parlamentari. Abbiamo iniziato a lavorare insieme 5 anni fa nell'ufficio di presidenza della Camera dei Deputati e grazie a lui i cittadini italiani non pagano più tanti sprechi e privilegi che la Camera erogava. Non credo che abbia dimostrato di saper fare solo questo, ha dimostrato di avere anche grande capacità di mediazione e una grande sensibilità sul tema delle autonomie locali. Ed è per questo che abbiamo individuato un cittadino di una regione delle due province autonome come ministro per i rapporti con il Parlamento, gli affari regionali e la democrazia diretta. Riccardo Fraccaro. Grazie. Grazie Luigi, grazie a tutti voi. Buonasera. Quando Luigi mi ha proposto di candidarmi al ministro per i rapporti con il Parlamento, gli affari regionali e la democrazia diretta, ho accettato con entusiasmo, ma sono anche consapevole del compito gravoso che ci spetterà. Dopo la laurea in giurisprudenza in diritto internazionale dell'ambiente, ho lavorato per una società di servizi energetici e sono stato eletto in Parlamento nel 2013, entrando a far parte dell'ufficio di presidenza della Camera. Questi anni ho potuto apprezzare, sviluppare, conoscere i temi dell'autonomia, anche alla luce delle esperienze di autogoverno della terra dove vivo, il Trentino Alto Adige. Ho anche potuto fare numerose proposte sui punti programmatici del movimento, in particolare sulla democrazia diretta, sul taglio ai costi della politica, sul taglio agli sprechi, sul risparmio energetico, sul conflitto di interessi. E molte di queste proposte, alcune di queste proposte sono state approvate portando dei benefici reali ai cittadini. E questo dimostra una cosa semplice, ma vera. Il Parlamento può lavorare per l'interesse di tutti. Ci vuole solamente la volontà politica e noi nel prossimo futuro abbiamo il compito di centellinare, di approvare le leggi in maniera oculata. Dobbiamo legiferare meno, ma soprattutto dobbiamo legiferare meglio. Abbiamo la possibilità di farlo. In questi anni ho anche avuto la possibilità di partecipare a numerosi eventi nazionali e internazionali in tema di democrazia diretta e partecipata. Vedete, la democrazia diretta deve entrare in maniera preponderante nell'agenda politica di questo Paese, perché non significa solamente responsabilizzare i cittadini e dar loro la possibilità di partecipare alla fase decisionale, ma anche di inserire nel contesto italiano uno strumento di controllo diffuso del perseguimento dell'interesse collettivo. E quindi mi impegnerò affinché questi strumenti vengano inseriti, mi impegnerò perché venga attuato il programma di governo, per recuperare la centralità del Parlamento italiano in un'ottica di dialogo costruttivo con tutte le forze politiche del Paese. Mi impegnerò per rispettare il principio di leale concorrenza tra Stato e Regioni, di diffusione del decentramento, di implementazione del decentramento, perché vogliamo dare a tutti gli amministratori locali le reali risorse per poter far prevalere ed emergere le potenzialità di un territorio che solo loro conoscono. Insomma, decentramento, centralità del Parlamento, democrazia diretta sono l'Italia che vogliamo. Credo che possiamo entrare in una nuova era democratica per il Paese. Credo che sia il tempo di abbandonare la politica fatta per gli interessi di pochi e recuperare il senso di comunità perché siamo una comunità. È il tempo di mettere da parte gli egoismi, è il tempo di creare e di portare a casa un paese migliore e un governo di cui andare fieri. È il tempo di partecipare, di scegliere, di cambiare. Grazie a tutti.